Dopo le due sconfitte pesanti ed inaspettate, l'Air Clima ritrova il Bruschini contro l'Enea Pomezia per non perdere di vista la vetta. Impallato il suo tentativo, Fiorentino a terra, calcio di rigore. L'arbitro ha visto il contatto fra Fiorentino e Catania, non ha avuto dubbi, sarà calcio di rigore per gli ospiti. La ricosta rapida di Mosca al destro, Ragno para, attenzione Mosca di testa, rete! In seconda battuta l'Enea Pomezia passa, attenzione, l'arbitro non convalida, non capiamo il perché, poi torna sui suoi passi, giustamente. Un attimo di defiance del direttore di gara, è tutto valido, l'Enea va in vantaggio con il calcio di rigore di Mosca, 1-0. Distende l'Air Clima, morbido all'indietro per Catania, la palla di prima in profondità, attenzione, l'arbitro fa proseguire, tutto regolare, Di Pietro, lob, rete, pareggio, Air Clima, Manzio Lavinio. È tutto valido, abbiamo dei sospetti sulla posizione di partenza di Di Pietro, ma l'arbitro ha dato per buono questo gol. Francesco Di Pietro, che poi si fa male, ritorna la parità al Bruschini, 1-1. Una buona palla in mezzo di Iorio per Diotallevi, lo stop, Diotallevi cade in aria del calcio di rigore, ammonizione per Patrick Di Palma ed è una grande occasione per l'Air Clima di riportarsi in vantaggio al minuto 25 della ripresa, posizione simile a quella del calcio di rigore in favore dell'Enea Pomezia nel primo tempo. Parte Antonio Morabito con il destro, soluzione potente ed è rete. Antonio Morabito porta in vantaggio l'Air Clima, non festeggia contro la sua ex squadra, l'Enea Pomezia. Rigore importantissimo, 2-1 Air Clima. Placidi in aria, libera la difesa dell'Enea, pallone, attenzione, prova il volo! Alessio Iorio, che gol al 90esimo per mettere la firma e la parola fine su questa partita. Ci ha provato con il mancino Alessio Iorio e l'ha scaricato di potenza e precisione in rete questo pallone che vale 3 punti per l'Air Clima. Un grandissimo gol di Alessio Iorio, 3-1. Subito si distende con amici l'Indomita, amici che va sul fondo sulla destra, mette in mezzo per Zullo, il tiro, Navisse! Subito, immediatamente il vantaggio dell'Indomita Pomezia, non ci crede neanche Navisse che forse pensava che il gol fosse stato annullato per fuorigioco, invece c'è il gol, l'1-0 dell'Indomita, subito mette la testa avanti la squadra di Daiello. Di Giovanni con il destro mette in mezzo e sbuca Zanotti, il 2-0 immediato dell'Indomita Pomezia, subito 2-0 per i padroni di casa che passano così in doppio vantaggio e si fa veramente dura ora per il Selvacandida.
e riparte in contropiede l'Indomita con Farani che lancia ancora per Amici in proiezione offensiva. Amici mette in mezzo per Navisse, è solo Navisse! Doppietta per il centravanti di casa, 3-0 Indomita, una ripartenza micidiale degli uomini di Daiello che si sono distesi ottimamente fino a Navisse che ha bucato Ottaviani. Palla per Lombardi. Lombardi stoppa, vede il movimento di Farani, servito in profondità Farani, dribbling sull'out, Farani mette in mezzo! Ed è il quarto gol dell'Indomita. Forse c'è stata una deviazione di Tosi, del capitano bianco-verde, ma non c'è stato niente da fare, neanche stavolta, per Ottaviani. L'Indomita ha messo letteralmente la freccia ed è 4-0. Palla per Zullo che vince, bravissimo. Il contrasto, ci prova la pennellata di Zullo, un grandissimo gol, mancava solo lui ad iscriversi al tabellino, ce l'ha fatta con questa bellissima conclusione dopo aver vinto un contrasto non facile al limite dell'area, ha visto Ottaviani leggermente fuori dai pali, 5-0, pokerissimo, manita servita al Campus Selva dei Pini. Palla messa in mezzo, il tocco di Bucchi, si è fiondato sul primo palo il centrocampista ospite, un bellissimo gol, grande tempismo per il numero 8. Mantiene il ritmo alto però l'Indomita di Giovanni, vede il movimento di Pisu, pennella ottimo, grandissimo di Giovanni, Pisu la mette giù, Pisu si iscrive anche lui, il neo entrato, un grandissimo gol dell'attaccante che è stato molto bravo a mettere giù quest'assist al bacio di Di Giovanni, poi ha tenuto lontano il difensore ed è stato lì il gioco da ragazzi, metterla dentro, 6-1. Bravo Bacio! Ancora in avanti Pomettini, Zullo mette in mezzo per Pisu, scambiano i due, Zullo ancora, Ottaviani, Zullo! Testa in tuffo e il 7-1, altra doppietta per gli uomini di Daiello. A Navisse si aggiunge anche Zullo, 7-1. Piona questa palla, Fortuna, Fortuna che prova con il destro, la piazza ma vola Bilancini. Il difensore improvvisatosi portiere, un intervento, un colpo di reni clamoroso. Chissà se Daiello non lo schiererà in porta la prossima partita. Calcio d'angolo, ora forse ultima azione della partita. Occasione per il Candida di farsi sotto ancora una volta, ma dalla bandierina, pallone lungo per Fortuna, gli aveva negato il gol Bilancini pochi istanti fa e lui si è rifatto con questa pregevole conclusione al volo. Sfida d'alta classifica allo SPES tra Atletico Calcio Roma e Atletico Casalotti, con gli uomini di Mister Fiatti chiamati a continuare l'ottimo andamento della squadra, impreziosito dall'ultima vittoria in casa della capolista. Al piede, filtrante per Esposito che va col sinistro, solo un minuto per Esposito per timbrare il cartellino. Atletico Casalotti in vantaggio al 60° con questo gol meraviglioso di Esposito. Al 60° Atletico Calcio Roma 0 Atletico Casalotti 1. Minuti per concretizzare un sogno, 90 minuti all'alba della storia, da Luciano Iorio di Nemi, Sporting Genzano Cori Calcio, il super match per volare in promozione. Ci
Mancini si accentra, lascia partire il sinistro, giro! Cicini al quarto minuto, Sporting Genzano in vantaggio! Cichella verso il centro, al volo, Ciarla! 1-1, pareggio immediato del Cori! Spettacolare girata flash di Ciarla ed è 1-1! Parte Cichella nel mucchio, Ciarla non ci arriva, Raso! Ed è lui a firmare il tris! Il Cori allunga nel punteggio! Soluzione molto simile alla precedente, questa volta Ciarla non ci arriva, ma c'è Raso per l'1-2 e il Cori è in vantaggio! Cichella col suo destro giro meraviglioso! Cichella, che perla! Un'autentica prodezza del numero 10, lo specialista, che firma un altro capolavoro su Piazzato e allunga ancora nel punteggio. Sporting Genzano 1, Cori Calcio 3 e la vittoria del campionato è sempre più vicina. Cichella ancora a giro, incredibile, che parata di Maggini, ma attenzione, la palla è ancora lì, dalla parte opposta Meneghello, scodella verso il centro, palla che schizza per Raso, Raso, che gol, Mario Raso, il numero 11 allunga ancora, poker dei giallorossi e doppietta per lui, la vittoria del campionato ormai a un passo. Carica Meneghello converge, poi la piazza col Mancino! 5! La manita dei giallorossi! Sporting Genzano 1, Cori 5, Meneghello, il nuovo entrato, entra anche lui nella giornata della storia, il numero 14 col Mancino sul primo palo e il Cori è in promozione!